oggetto, quindi un oggetto per il mercato, un oggetto per l'arredo, un oggetto per estetico soltanto, a sé stante, ma era quello di pensare all'arte come un progetto culturale, quindi slegarsi da quelle che erano le istanze più spicciole, più legate alla contingenza, e per proiettarsi invece su una dimensione nuova, una dimensione altra, che doveva appunto portare l'arte all'interno di un processo e vedere l'arte all'interno di un processo che si costituiva come un progetto culturale, quindi non un oggetto ma un processo. Questo per me è stato un elemento fondamentale che è entrato all'interno del mio lavoro.